Serie B-Win, tutti i colori della passione. Allo stadio Euganeo di Padova per la 10ª giornata del campionato di Serie B-Win va in scena il derby tra Padova e Cittadella, con i biancoscudati che vogliono irrompere in zona playoff, mentre il Cittadella, che tenta di schiodarsi dall'ultimo posto in classifica, fischia Ciampi. Una gara importante con il Padova che cerca il quarto successo in 5 gare casalinghe. Cominciano forte proprio gli uomini di Calori, lancio in profondità di Di Gennaro, colpo di testa di Succi, pallone docilmente controllato dal portiere del Cittadella, Dalla Bona. Ancora un'occasione per il Padova che crea molto, questa volta è proprio Di Gennaro a sparare sul fondo con il sinistro. Calcio di punizione al 23esimo di Vantaggiato, sfiora l'incrocio dei pali, la traiettoria seguita con lo sguardo da Villanova. Minuto 25, primo affondo del Cittadella ed è subito gol con l'incertezza di Agliardi, decisiva, arriva il gol di Piovaccari che porta in vantaggio il Cittadella. La prima vera occasione, qui gravi colpi da parte di Agliardi che si scontra con Cesar in uscita. Piovaccari mette dentro l'1-0. 34 minuti, 9 più tardi, la traversa colpita da Nassi, è un Cittadella che manca il colpo del KO. Poi il cambio obbligato per quanto riguarda Calori, fuori Vicente, dentro Italiano. Siamo al 37esimo, ci prova nel finale del primo tempo ancora Piovaccari, questa girata termina sul fondo. 47esimo, secondo di recupero, Vantaggiato mette in mezzo questo pallone, Succi lo schiaccia in rete per il pareggio del Padova, il gol dell'1-1 al 47esimo. Succi non si ferma più, ancora a segno. Con le immagini andiamo alla ripresa del Cittadella che la comincia nel migliore dei modi, questo destro provato da Dalla Bona termina ampiamente alto sopra la traversa. 10° minuto, Succi prova a liberarsi in area di rigore, questo sinistro invece non inquadra lo specchio della porta difesa da Villanova. Minuto 21, questa volta è Di Gennaro a fare tutto da solo, centrale. Minuto 25, il pallone che in qualche modo rimbalza davanti a Villanova, la toccano un po' tutti, poi segnalata posizione di fuorigioco a Di Gennaro. Prova a mischiare le carte Foscarini, dentro Bellazzini al posto di De Gasperi, risponde Calori togliendo Di Gennaro e inserendo Rabito. Il calcio d'angolo battuto al 34esimo, un altro neo entrato, Zidai cerca la girata, non trova però lo specchio della porta. Sembra una partita avviata verso l'1-1 e invece Bovo pesca il jolly dal mazzo. È il 43esimo, a 2 minuti dal termine, esulta e come Alessandro Calori sulla panchina del Padova, il gol del 2-1. E poi al 91esimo, in pieno recupero, Vantaggiato sfiora addirittura il gol del 3-1, finisce con il successo del Padova nel derby, Padova che irrompe in zona playoff al quinto posto, Cittadella che invece non si schioda dall'ultimo posto in classifica.